Salve ragazzi e benvenuti in questo video in esterna. Dato il caldo, effettivamente mi è venuta l'idea che potrei fare qualche video così col cellulare all'aperto per non morire di caldo. Vediamo un po' come viene, se vi piace, soprattutto se l'audio sarà accettabile, perché comunque quello del microfono del cellulare. Comunque, di cosa volevo parlare oggi? Volevo parlare così, due idee sulla demo alfa di PES 2021 22 no, in realtà oggi 2022, insomma, quello che uscirà in teoria a settembre, il nuovo PES. In questi giorni c'è stata un po' di polemica e di, insomma, di chiacchiericcio in giro per la rete, perché molte riviste, molte, insomma, professionisti del settore l'hanno taggata come effettivamente una demo di 2022, PES 2022, anche se in realtà era palesemente un'alfa tecnica, nel senso c'era proprio scritto. Ci ho giocato anch'io un paio di giorni fa quando è uscita sulla PS5, e se non fosse che già si capiva anche giocandolo, ma proprio all'inizio viene detto chiaramente che tutti gli asset sono stati, diciamo, messi così un po' a caso e tutto sarà diverso perché si voleva testare solamente il netcode. Infatti in questa alfa si può fare una sola cosa, cioè giocare uno contro uno usando il matchmaking contro qualche altro essere umano, usando solo, mi pare, 4 o 5 squadre, una cosa del genere, e basta, non si può fare null'altro. E effettivamente, insomma, si vede che un'alfa tecnicamente è veramente con gli asset ridottissimi. Ci sono pochissimi suoni, pochissime animazioni, anche pochissime texture renderizzate. Sembra di giocare un gioco effettivamente per cellulari di 3 anni fa, per dire, a livello di impatto grafico. Quindi Konami voleva semplicemente testare il netcode. Molte riviste effettivamente l'hanno taggato come l'effettiva demo, si può capire il gameplay da questa alfa che poi viene chiamata demo. Insomma, c'è stato un po' di misunderstanding voluto o non voluto, anche per creare più articoli del necessario. Ma a prescindere da questo, il mio dubbio in realtà è: ma perché Konami ha preso questa scelta, ha fatto questa demo tecnica, alfa tecnica, su questa build così vecchia in teoria? Cioè, è una scelta che non ho onestamente però capito da parte di Konami, perché PES 2022 comunque uscirà, penso, a settembre, come tutti i PES sono mai usciti. Di solito esce un po' prima di FIFA, dato che sapendo che hanno sempre uno svantaggio, diciamo, competitivo, escono un po' prima per accapararsi un pochino più di pubblico. Di solito fanno così. Però, appunto, se esce a settembre, se dovesse uscire a settembre, fra praticamente al massimo di 3 mesi, lo stato di questa build è strano per essere testata. Nel senso, ok, tu vuoi testare solo la parte del matchmaking, del netcode, però lo fai con una build così vecchia o così monca, cioè proprio dove mancano suoni, mancano animazioni, mancano texture. Non sarebbe molto fedele, diciamo, il risultato che ottieni, perché comunque una build così rimaneggiata girerà in modo diverso il netcode rispetto a una build finita o quasi finita, che è molto più pesante. Quindi il test di per sé non ho capito neanche cosa dovrebbe servire, è un po' strano. Ha creato in effetti un chiacchiericcio in realtà, perché ovviamente l'impatto grafico è abbastanza terribile, e nonostante ci sia scritto che sia un alfa e non rispecchierà, insomma, il prodotto finale, ragazzi, la maggior parte delle persone manco legge, quindi comunque ha detto: oh mio Dio, che schifo questo PES, fa veramente cagare. Anche se 100% non sarà minimamente così il gioco finale. Rimane però una scelta molto strana quella di Konami, perché effettivamente io mi aspetterei che comunque, anche se è un alfa, anche se è un test per il netcode, comunque di usare una build ultima. Evidentemente questa non è una build ultima.
spero, perché non vedo come potrebbe questa build, se è una build ultima, arrivare a una build decente in 3 mesi. Quindi immagino che sia una build appunto rimaneggiata, non so per quale motivo. Appunto è quello il problema, non capisco perché hanno pubblicato questo tipo di build per fare questo tipo di test. Molto strano. Comunque, in realtà lo scopriremo molto presto, perché se il gioco deve uscire insomma a settembre, già che ne so, fra un mese, già a luglio, inoltrato agosto, si vedranno dei veri gameplay del gioco effettivamente in beta, comunque in una status di build quasi finale. Rimane comunque appunto questo mio dubbio, scrivetemi nei commenti cosa ne pensate, e ovviamente anche il solito stato del giornalismo, non solo italiano ma in generale, sui videogiochi, che pensa più fare clickbait, a fare articoli palesemente diciamo controversi, anche sapendo benissimo che stanno dicendo cazzate, e poi magari rimangiarsele, ricorreggere e fare altri contenuti su quello stesso di prima che già sapevano che non andava bene. Insomma, è un loop continuo per avere qualcosa sempre da dire ogni giorno. È un po' triste, ma direi che ormai ci siamo abituati e mi sa che ormai bisogna fidarsi più a fonti indipendenti e che magari danno meno notizie però più concrete che a questi tipo ormai di giornalismo, che insomma non è solo quello videoludico, è in generale quello di tutto, generalista ormai, si scrive tanto per scrivere, per riempire spazi, per applicare banner pubblicitari, è una cosa veramente tristissima, tristissima. Comunque, scrivetemi cosa ne pensate comunque di questa alfa, se qualcuno l'ha provata. Io effettivamente in realtà non sono riuscito a testarla ben bene, proprio perché la mia linea lì non funzionava tanto bene con la PS5, perché si attacca col 4G e non da tanto bene, quindi non sono riuscito manco a avere un'opinione sul netcode o sul gameplay, leggermente diverso sicuramente dal vecchio PES, ma comunque come loro stessi hanno detto sarà completamente diversa dal prodotto finale, quindi abbastanza inutile in realtà questa alfa messa sullo store sia PlayStation che Xbox. Però dai, ne sapremo sicuramente di più a brevissimo, già a fine luglio, inizio agosto ci saranno delle veri e propri gameplay della build finale, penso. Comunque, fatemi sapere quello che pensate voi, anche fatemi sapere se vi piace questo format, che per me è più chiaramente facile da fare rispetto a stare davanti al computer con le luci e tutto, magari così sui argomenti così al volo posso fare un video così al volo col cellulare. Per il resto ci becchiamo prossimamente per altri video, buon proseguimento d'estate a tutti, buona giornata, ciao ciao.